Io da un po' che non giro un video, sono in un periodino un pochettino così, non fate caso all'aspetto tremendamente naturale, non ho un filo di trucco, ho messo solo un po' di gloss per non sembrare proprio un Casper, però ero da un po' senza fare video anche perché non ho tanto in vena, oltre ad essere molto molto incasinata. Scusate, la giornata fa anche un po' cagare, però mi andava di svagarmi un po' e di fare un video e oggi mettiamo insieme il nuovo mascara della Maybelline, il The Falsies Push Up Drama Mascara, che ho trovato da Motivi. Sono entrata per cercarmi un giubbino, ma non l'ho trovato, e c'era un piccolo stand della Maybelline con un'offerta: se acquistavi un prodotto 20% di sconto, con due prodotti 40%. Allora ne ho approfittato, pagandolo anziché 10,20 € solo 5 euro. E 34. Allora, sono 9,5 ml di prodotto Noir Berry Black, 6 mesi di scadenza, e ha lo scovolino push up con setole AU. Quindi adesso lo mettiamo insieme e vi dico un pochettino come la penso. Questo è lo scovolino. Ho il pancino che brontola, se sentite brontolì è il mio pancino, e adesso lo applichiamo. Andiamo ad applicarlo. Ho le ciglia pulite pulite, non guardate i brufolozzi bastardozzi, è molto piccoline, lo so, guardate un po'. Quindi andiamo ad applicarlo. Non ci voglio mettere tanto, quindi magari finisco, poi stoppo un attimino e finisco di applicarlo e poi vi faccio vedere la differenza. Applico, vi faccio vedere la differenza, poi applico anche l'altro occhio e vi dico cosa ne penso. Applichiamo anche sotto. Applicarlo sotto viene molto bene perché è piccolino e compatto, non è troppo cicciotto. Faccio da pirla mentre si mette il mascara, almeno io ne faccio tantissime. Ecco la differenza. Questo l'ho applicato e quando quindi la differenza si nota. E adesso vado ad applicare anche l'altro. Ed ecco qua, applicato su entrambi gli occhi. Allora, l'effetto non è male, devo dire la verità, però per ottenerlo ci vuole un bel po' di lavoro, perché con un'applicazione sola la differenza non si... cioè, se lo applichi una volta così velocemente non si nota tantissimo la differenza. Per ottenere questo effetto bisogna fare, diciamo, più strati. Solo che facendo più strati, cosa succede? Siccome il mascara è molto denso e difficile da stendere, tende a fare l'effetto ragno, quindi a fare ciuffetti di ciglia. Quindi ho dovuto pettinarle con uno scovolino pulito e dare più passate. Ho ottenuto questo effetto, però diciamo che è difficile da lavorare. Se vi piace il mascara denso e non proprio asciutto, ma comunque bello corposo, penso che vi piacerà sicuramente. Io lo trovo difficile da stendere, mi ricorda moltissimo lo step by step della Wycon, che non è che mi faccia impazzire, anche se anche quello ha un bel effetto finale, ma 10 anni per ottenerlo, quindi è difficoltoso da ottenere, ma l'effetto non mi dispiace. Diciamo che si può tranquillamente provare, poi se lo trovate in promo per 5,34 € assolutamente da provare, non mi dispiace. Però, ripeto, è troppo lunga l'applicazione, almeno per me. E così. Poi vediamo come si comporta piano piano, perché adesso.
Diamogli anche un po' di tempo, magari a volte, a volte mi è capitato che migliorassero poi con il tempo i mascara. Vediamo. Le mie prime impressioni però sono queste qua. Io spero che vi possa essere stata un pochettino utile. Spero che il video vi sia piaciuto e di avervi tenuto un pochino di compagnia. Io vi mando tanti tanti super baciottissimi e se vi va ci vediamo al prossimo video. Ciao!